Allora, signori, buonasera e benvenuti a quello che è l'ultimo appuntamento di questa piccola rassegna che abbiamo chiamato con il dito puntato. Qui le cose vanno avanti, andiamo avanti fino al 23, abbiamo un bel appuntamento lunedì sull'arte contemporanea. Insomma, ne abbiamo, soprattutto se il tempo ce lo consentirà, ne abbiamo ancora delle belle qui a Flower al Piazzale Michelangelo. E però da qualche giorno abbiamo fatto questa piccola rassegna che abbiamo chiamato con il dito puntato, perché ci siamo idealmente immaginati, anzi neanche tanto idealmente, anche proprio fisicamente, delle persone che qui puntano il dito e dicono: guarda, quella è la cupola di Brunelleschi. Il professor Guglieri, Francesco Guglieri, ci ha raccontato la cupola. Il rettore Luigi Dei ci ha raccontato quell'altra cupola, quella verde, la sinagoga, il tempio ebraico. Poi c'è stato il racconto molto bello e affascinante ieri da Davide Guetta con Gianfranco Monti, ci ha raccontato della città della Fiorentina e delle radio. Fabio Picchi ci ha raccontato della città del cibo con Sant'Ambrogio e altre cose del genere di vario tenore. La chiusura, permettetemi, veramente in bellezza, e questo è stato un po' un colpo di teatro, perché abbiamo già tanta roba davanti, invece ci è venuto in mente di girarci ancora un po', addirittura scoprendo che abbiamo cose ancora più belle. Mi riferisco naturalmente a San Miniato al Monte, e abbiamo chiesto, non senza un pizzico di audacia, a padre Bernardo, che è il priore di San Miniato, di venirci a raccontare la sua San Miniato. Quindi vi prego di accoglierlo con un applauso grandissimo. Grazie Bernardo, grazie infinite, perché sei, come dire, persona comunque molto impegnata in una cosa che non è ordinaria, non è semplice. Tu pensa che il mio, lo racconto sempre, il mio professore di storia dell'arte al liceo a Napoli, che accendeva la sigaretta in classe con la sigaretta che stava per spegnere, ci disse: voi siete delle capre, non avete strumento, non sapete nulla, non capite nulla. I più fortunati tra di voi capiranno un giorno che la chiesa di San Miniato è la più bella del mondo. Ecco, io mi ritengo una persona fortunata perché ho scoperto questa meraviglia, però naturalmente che questa meraviglia sia piena di altre meraviglie come una persona come Bernardo è un completamento. E questa cosa ci riempie di gioia e ci fa venire voglia di andare a prendere messa la domenica mattina, anche a noi che magari non siamo cattolici, non siamo di altre religioni, non siamo in nessuna religione, siamo in corso d'opera. A me piace lasciarti la parola e sentire il tuo racconto di San Miniato, perché il dito questa volta, invece che puntarlo di là, lo puntiamo dall'altra parte, nonostante questi fari accecanti, e poi magari avremo anche modo di sentire se il pubblico vuole parlare con te. Grazie, grazie mille. Grazie a te Raffaele, grazie a voi. Ma si sta in piedi a sedere a Cicci? Ma come ci fai? Siamo in piedi, a me a sedere mi annoio. Anch'io preferisco. Allora, sono felice perché quest'estate non sono riuscito neanche un giorno ad andare al mare, e devo dirvi che queste palme, l'accento napoletano di Raffaele, questo venticello, io più che puntare il dito verso Firenze lo punto verso Quercianella, che è il luogo dove fin da quando avevo 0 anni andavo al mare, e faccio finta di essere alla terrazza Mascagna a Livorno. Ecco, scusate, ma siccome la fantasia può fare quello che si vuole, io sono felicissimo di immaginare questa situazione un po' surreale. Però naturalmente non posso puntare il dito su un luogo che non è qui vicino, e soprattutto non intrattenervi, e lo farei pure volentieri, sulla bellissima scacchiera che il Libeccio spesso schizza quando sovrasta le ringhiere della terrazza Mascagni. Non vi posso dire la poesia della scogliera del Romito. Vi voglio parlare in effetti di San Miniato, perché altrimenti tradirei il mio carissimo amico da stasera Raffaele, mi ha presentato in un modo veramente suscitando attese assolutamente sproporzionate rispetto alla povertà del personaggio nascosto sotto questi rotoli di carta non igienica. Ecco, io sono Bernardo e sono il custode di San Miniato al Monte. Mi definisco così stasera con voi, lasciamo perdere i titoli di altro genere, custode di un luogo in effetti bellissimo, un luogo che, qui sì, userei un'espressione forte, di Giorgio Lapiro, un luogo che è un po' l'epicentro della geografia della grazia di San Miniato di Firenze. Giorgio Lapiro amava usare queste espressioni forti, geografia della grazia, per dire che
Dio parla anche attraverso i luoghi, la loro bellezza, la loro intensità, la loro magia. Ecco, San Miniato in effetti è la capitale della geografia della grazia della nostra città. Prima di tutto per un fatto molto semplice. Ben prima di questo pur bellissimo piazzale, se qualcuno voleva andare a vedere Firenze dall'alto, doveva salire a San Miniato, cosa che fece 998 e 2 mesi fa il vescovo Ildebrando. Un vescovo aveva più di una moglie, un vescovo insomma francamente non proprio esemplare, ve lo dico così, resta fra di noi, tanto laggiù non ci sentono. E anzi, questo vescovo, per rifarsi una facciata un po' credibile, dette il via ai lavori per costruire una facciata che è veramente la più bella facciata, dietro la quale ci poteva stare anche un harem, da quanto è bella. Il vescovo Ildebrando sale su questa collina, che all'epoca non aveva i viali di circonvallazione, una collina veramente boscosa, selvosa, i monaci non avevano ancora aperto il loro negozio che sforna biscotti e gelati. Ah no, la pausa pubblicitaria più avanti, se hai ragione, scusa, mi sono fatto prendere da un impeto commerciale, scusate. E io sono qui, faccio un po' il grullo stasera perché spero che non vi aspettate la conferenza seria, va bene così, Raffaele? Non è che poi mi licenzi. No, scusate, desidero divertirvi, c'è una sera d'estate, è l'ultimo incontro, non posso farvi la predica. Allora, praticamente il vescovo Ildebrando sale su, trova un gran bosco, delle rovine, le rovine di una chiesa che si sapeva aveva addirittura fondato Carlo Magno. Carlo Magno era passato da Firenze, veramente. Gli era morta da poco la moglie e decide di costruire per lei una chiesetta. È la prima chiesa di San Miniato, una chiesa che però a regola non l'amava tantissimo. Crollò poco dopo questa chiesa, spese poco. E devo dirvi che per fortuna, perché trovandola crollata, il vescovo Ildebrando decide di fare una cosa grandiosa, una basilica che sembrasse veramente la sala dove l'imperatore accoglieva i suoi dignitari. Ecco, la struttura si dice un parolone basilicale per il Basileus, il re, l'imperatore. E questa chiesa prende corpo, prende forma in almeno 2 secoli. E diventa davvero la basilica che ci dona lo sguardo più bello su Firenze, per un fatto essenziale che un grande mistico del Medioevo aveva intuito con 4 semplici parole, parole in latino molto semplici che vi propongo. Ubi amor, ibi oculus. Può sembrare una frase da Bacio Perugina, quasi lo è. Dove c'è amore, lì c'è un occhio, lì c'è uno sguardo. Ed è una constatazione verissima. Quando uno è innamorato di qualcuno, non fa altro che guardare la persona amata con uno sguardo completamente trasognato, senza staccare mai la pupilla dalla persona amata. Ecco, la stessa cosa è la nostra facciata, alla quale io punto anche il dito, però francamente San Miniato non si vede, quindi ha voglia di puntare. Ma insomma, vabbè, voi fate finta di vedere San Miniato, il prossimo anno ci si sposta, però si fa a casa mia il punto di vista, perché comunque va bene, ve la ricordate tutti San Miniato, no? Avevate difficoltà sulla terrazza Mascagni, ma la San Miniato l'avete sotto lo sguardo. Allora, vi ricordate, ci sono davvero 2 cerchi, una finestra aperta, sembra un volto, è davvero un volto dagli occhi spalancati, perché questa facciata deve suggerirci, evocarci lo sguardo. Io devo fare questo riferimento senza imporre la mia fede a nessuno, ma naturalmente non posso non fare questo riferimento. Lo sguardo di Cristo, di Dio sulla nostra città, uno sguardo attento, vigilante, perché è uno sguardo di amore. E quindi pupille ben spalancate, bene attente a quello che succede in città, le cose belle, le cose tristi, le cose sofferte, le cose che danno speranza. Ecco perché Mario Luzzi volle che fosse letta da San Miniato al Monte una poesia che egli scrisse all'indomani della strage dei Gergofili. Vi ricordate quel momento drammatico della nostra storia recente, quando il centro di Firenze tornava drammaticamente ad assomigliare a come era subito dopo e durante la guerra? Perché volle che quella poesia, di cui vi leggo un pezzettino, se non vi annoio troppo, la volle letta da San Miniato? Per questo, perché San Miniato, prima ancora del piazzale, è lo sguardo
del mistero sul mistero della città, sulla sua storia, le sue ricchezze ma anche le sue contraddizioni. Posso leggervela questa poesia? Sia detta per te, Firenze, questa nuda implorazione. Si levi sui tuoi morti, sulle tue molte macerie, sui tuoi molti visibili e invisibili tesori, lesi nella materia, offesi nell'essenza, sulle tue umili miserie, ferma questa preghiera. I santi della tua storia e gli altri, tutti della innumerevole corona, la portino in alto, le soffino spirito e potenza, ne cingano d'assedio le stelle, i cieli, le superne stanze. Giustizia, non ti negare al desiderio degli uomini, scendi in campo, abbi la tua vittoria. Sia detta a te, Firenze, questa amara devozione, città colpita al cuore, straziata, non uccisa, unanime nell'ira, silo nella preghiera. Vollero accecarti essi della luce che promani, illumina tu allora col fulgore della collera e col fuoco della pena loro, i tuoi bui carnefici, perforali nella tenebra della loro intelligenza, scavali nel macigno del loro nero cuore. Sì, fra grazia e sofferenza, grande ancora una volta, sì, splendida, dura, eppure sacrificale, ti soccorra la tua pietà antica, ti sorregga una fierezza nuova, sii prudente, sii audace, pace, pace, pace. Questo Mario Luzzi. Sì, un applauso ci sta bene, non a me ovviamente, a questi versi bellissimi, che voi capite perché pronunciati, detti da San Miniato al Monte, perché appunto è da lassù che si fotografa tutta intera la storia della nostra città, ma anche, per così dire, un suo possibile futuro. E qui davvero questi versi, all'indomani di una misteriosa azione di violenza, di guerra e di morte, sembrano prospettare di nuovo per Firenze quell'ambizione profetica che un altro folle, un altro grande visionario come Giorgio La Pira sognava appunto per Firenze. Quale vocazione, è Giorgio La Pira a scrivere, quale missione, quale posto a Firenze nella storia della Chiesa e nella storia dei popoli e delle civiltà? Ecco, io vorrei poter rispondere così: guardi Firenze dalla collina di San Miniato e mi dica, non le pare il riflesso in terra della città del cielo, lo specchio terrestre della Gerusalemme celeste? C'è nel mondo delle nazioni, cristiane e non cristiane, una città comparabile per bellezza teologale a questa città? Vi è città in cui Dio abbia profuso tutti insieme, quasi contemporaneamente, gli uni legati agli altri, tanti doni mistici e artistici, quanti ne ha profusi in Firenze? Si può dire davvero, città alla quale han posto mano e cielo e terra. Si può bene ripetere per Firenze ciò che disse Geremia di Gerusalemme: i mistici di Firenze sono la radice dalla quale sono germogliati gli artisti di Firenze. Firenze è la nuova Gerusalemme, la città della pace. Questo era il sogno di La Pira. Un sogno appunto fotografabile da uno sguardo che viene dall'alto, da uno sguardo che mette insieme un po' tutte le grandi bellezze artistiche della nostra città, ma non taglia, non esclude un'esperienza di città cara, per esempio, a Papa Francesco: le periferie, anche quelle più difficili, quelle grigie, quelle che interrompono il mare rosso di tetti del nostro centro storico, quelle che si allungano verso le piagge, quello che rende noi monaci attenti a non dimenticarci di nessuno dall'assù, coloro che gioiscono, coloro che soffrono, coloro che ancora hanno nel cuore un po' di desiderio, coloro che l'hanno perso completamente. Tutta Firenze, quando le porte sono aperte, entra misteriosamente nella nostra basilica. Questo è il senso di San Miniato. Non a caso il vescovo Aldebrando fece scolpire sulla porta, quasi sempre chiusa, la porta santa, questa iscrizione: Ec est porta cieli, questa è la porta del cielo. L'idea cioè di aprire oltre le mura della città, le mura che l'hanno difesa, certo, l'hanno protetta, ma inevitabilmente, come le mura
tornano a tentarci ancora oggi, la notizia è freschissima, l'Inghilterra che costruisce a sue spese un muro addirittura dall'altra parte della Manica. Le mura anche isolano, le mura in un certo senso ci chiudono alla relazione, alla speranza, al futuro. L'intuizione del Vescovo è costruire un'altra Firenze, un'altra città, sopra la collina, fuori le mura, in difesa, come è in difesa la bellezza, ma proprio per questa prospettiva un avamposto nella sua nudità e nella sua bellezza che significhi la possibilità di difenderci solo e soltanto con la pace, solo e soltanto con la profezia, con questo sguardo coraggioso che la pira per un verso e Luzzi per un altro ci donano anche a noi stasera. Certo, nessuno di noi ha più l'esperienza del serrarci dentro le mura di una città medievale, ma percorrete ancora quei pochi tratti di mura che restano nella nostra città e immaginatevi cosa significhi avventurarsi oltre e cosa significhi scegliere di mettere tanta bellezza lassù, sprovvista di difesa. Non a caso un duce, un tiranno del tempo passato, Cosimo, la prima cosa che vuole fare quando riprende il potere a Firenze è trasformare San Miniato in una fortezza, tradirne, per così dire, la sua vocazione di pace, di relazione, di dialogo, il suo essere porta che torna a collegare la terra e il cielo, la fatica e il sudore della storia con l'attesa e la pace del tempo che verrà. Sì, perché San Miniato è anche un grande luogo politico, non dobbiamo dimenticarcelo, non c'è solo spirito, non ci sono solo i monaci che pregano quando non scendono al piazzale a, rompere le scatole a un fortunato gruppo di persone che voleva trascorrere la serata al venticello fresco e si trovano invece questo monaco farneticante. Vabbè, pazienza. Poveri voi. San Miniato è anche una storia politica, una storia di libertà. Forse qualcuno di voi si è accorto che in cima a San Miniato sventola una bandiera. Per scherzo dico ai turisti, è la bandiera che segnala che l'abate è in sede. No, scherzo. Non sono così megalomane. No, vi prego, non è questa la ragione. Anche quando adesso sventola, eppure sono qui in mezzo a voi. Quella è la bandiera del popolo di Firenze, la bandiera della libertà di Firenze. Fateci caso, croce rossa su fondo bianco. Forse vi ricordate qual era la bandiera dell'Impero Romano. Rossa. Costantino ci aggiunge una croce d'argento, diventa la bandiera del più grande organismo statale del mondo, l'imperatore che gira per l'Europa. I comuni italiani, quando vogliono ribellarsi all'impero che pretende di perpetuare quel sistema sovranazionale d'oppressore, invertono i colori. Il caso di Milano, Genova, ma anche Firenze, il Giglio arriva dopo. Quella bandiera croce rossa su fondo bianco è dire noi affermiamo la libertà contro l'imperatore. E guardate dentro San Miniato, che è una grande aula imperiale, noi non troviamo nessun trono per nessun imperatore in carne e ossa, troviamo solo e soltanto il Cristo, a dire cioè che Lui è l'unico Signore. Così come su Palazzo Vecchio, quando ci fu la famosa Repubblica Fiorentina, sulla facciata Rex Regum Dominas Dominantium, Gesù, non certi medici, non certamente il Papa o chi per lui. Ecco, quella bandiera lassù e quella torre lassù, difesa da Michelangelo con i materassi, è la grande torre da cui fu protetta Firenze durante il famoso assedio del 1529, quando l'esercito più potente della terra, Carlo V, aiutato dai Medici e, va detto, anche dal Papa, assediavano la nostra Repubblica Fiorentina, questa pagina bellissima di libertà popolare, durante l'assedio per far capire che noi, come dire, ci lavavamo le mani del loro esercito, ci siamo messi a giocare a pallone. Il calcio storico nasce così e sulla torre i materassi a difendere quel segno di libertà dal quale un famoso artigliere Lupo
aiutato dai monaci di San Miniato, difendeva dall'assedio imperiale la nostra città. Un assedio così mette in crisi la città dopo un anno e mezzo. Guicciardini, nel primo dei suoi ricordi, quando vuole parlare della speranza e della fede, dice: vi do un esempio, la resistenza gloriosa di Firenze, che per più di un anno, affidandosi alle sue speranze e confidando in Dio, ha resistito a Carlo V. Ma dopo un po' anche Firenze è costretta a cedere. E allora cosa succede? Che i monaci vengono subito mandati via dal Papa per aver difeso la Repubblica, e la nostra San Miniato diventa appunto una fortezza, una caserma. Pensate voi che tristezza, un luogo di pace, un luogo di accoglienza, una porta spalancata sulla città, come vi ho detto, diventa un presidio militare. E poi ancora nessuno lo sa, diventa un lazzaretto, quel monastero che voi vedete insigne, nobile, con i merli, sulla città diventa il luogo dove si confinano gli ammalati di peste. Io sono orgoglioso, lasciatemelo dire, di abitare in stanze in cui furono nascosti, isolati, dimenticati gli appestati delle epidemie del 1600 circa, quando ancora una volta di fronte al male, di fronte all'inspiegabile, l'unica soluzione adottata non poteva che essere la rimozione dal nostro sguardo per tutelarci. Si sceglie San Miniato come il lazzaretto, da un punto di vista un'offesa al patrimonio, alla memoria, dall'altro finalmente al posto della violenza e delle armi la sventura, la malattia in cerca di senso, in cerca di speranza. E questo è anche nella storia di questa collina. E ancora San Miniato diventa poi, come tutti noi sappiamo, e lo saprà la città in modo clamoroso fra un po' più di 24 ore, quando un grande spettacolo metterà in scena Spoon River, la nostra basilica diventa anche un'altra città, non più e non solo quella dei vivi, guardata da questo sguardo di amore, ma anche la città del silenzio, la città della memoria, la città del mistero, una necropoli appunto, che forse non tutti hanno visitato dietro il monastero. Fatelo, perché è uno spazio misterioso e prodigioso, ci sono cappelle dai mille stili diversi, eclettici, liberty, déco, bizantini, armeni, un insieme di architetture che rendono quel percorso un viaggio attraverso storie e stili molto diversi, e soprattutto uno spazio votato al silenzio, e a un silenzio sofferto che è la memoria, che per noi credenti nella Pasqua di Cristo diventa esercizio di attesa, esercizio di desiderio, perché San Miniato è questo, per noi che la guardiamo dall'alto, è la pupilla di Dio che, piena di amore, non stacca mai il suo sguardo e il suo cuore dalle vicende di tutti, compresi gli appestati di un tempo e gli esclusi di oggi, accolti tutti, come vuole la regola di San Benedetto, come fossero Cristo veramente presenti. Questo è l'ospite quando arriva in un monastero benedettino, è Cristo veramente presente, perché ero forestiero e mi avete accolto. Questo è il senso fortissimo con cui nei secoli i monasteri sono diventati luoghi nello stesso tempo di raccoglimento, ma anche di profonda accoglienza, con tutto il rischio dello spalancare le porte del cuore allo sconosciuto. E nello stesso tempo appunto guardare dal basso San Miniato, come abitualmente penso capiti a voi, significa percepire come sullo skyline della nostra città si apra appunto quella porta celeste fatta di luce. Il marmo ha questo dono meraviglioso di riflettere sempre un po' di luce, anche quando, e qualche volta è veramente provvidenziale, la Silfe non paga le bollette e si spengono le luci davanti alla facciata. No, non credo sia per quello, ma... E lo dico scherzosamente, per carità, ma io vado in radio, no? Mica mi sentite solo voi, spero. No, spero. Ci sono tipo 25.000 persone che ti stanno guardando su Facebook, ma per la carità, ma è un dettaglio, ecco. Domani avrò la pulizia. E dicevo, quando la Silvia si dimentica di pagare la bolletta, si spenge tutto. Allora ti accorgi che il marmo è miracoloso, perché il marmo, credetemi, fa luce anche quando è completamente buio, è quasi fosforescente.
E questa è la cosa bellissima di San Miniato. Cioè è una sorgente di luce anche nella notte. È davvero una porta spalancata di speranza, dalla speranza quando il nostro cuore è immerso nel mistero, per esempio, della morte, della disperazione, della disillusione. E rappresenta anche una meta ulteriore, fuori dalle mura della città, lo abbiamo detto. Giorgio La Pira ce l'ha fatto capire, la Gerusalemme celeste, l'altra città. Pensare che, come dire, Firenze è bella, come lui diceva, perché trascrizione della Gerusalemme celeste, cioè possibilità di trasferire in terra il bello del cielo. Superare il divorzio drammatico, colpa anche di noi preti alle volte, per cui ci sono le cose dello spirito e poi c'è la fatica della vita. No, le cose si intrecciano, in nome peraltro dell'incarnazione di Cristo. Quindi se è bella San Miniato è per rendere più bella Firenze, se è più bella Firenze è più bella anche San Miniato. Questo intreccio è il segno della possibilità di rivedere le cose in uno sguardo d'insieme. Ed è il mio desiderio lasciarvi stasera con un ritrovato senso di unità, di pace e di armonia che vada oltre le mura pur belle, trecentesche, che hanno difeso Firenze, che vada oltre i nostri tentativi di tenere lontano ciò che ci inquieta, ci spaventa, ci provoca, e la prospettiva che davvero la bellezza sia di tutti. Noi lo diciamo con semplicità, e anche per questo facevo pubblicità, San Miniato si vive del nostro lavoro, non siamo parrocchia, non abbiamo l'otto per mille, lo Stato si è quasi dimenticato che San Miniato è sua, forse una fortuna perché così non ci fa pagare l'affitto, noi viviamo del nostro lavoro, ma a San Miniato non si paga una lira per entrare, e questo è importante, io lo dico veramente con forza, e assieme al mio amico Tommaso Montanari difendiamo l'idea che nelle chiese non si deve pagare. La bellezza è di tutti, è importantissimo che credenti e non credenti di qualsiasi religione entri in uno spazio che fa bene al cuore di tutti, perché la bellezza guarisce il cuore di ogni essere vivente. Questa è una prospettiva che rende San Miniato un luogo universale. Voglio finire questo primo sproloquio prima che arrivi il meritato lancio di bicchieri e bottiglie naturalmente vuote sulla mia tonaca bianca. Io devo dirvi che una delle emozioni più grandi della mia vita è stata entrare in San Miniato con accanto il Dalai Lama, quando è venuto a trovarci nel 1999 per la seconda volta, lo avevo proprio accanto, lui è entrato dalla porta centrale, ho sentito uno strano grugnito, non saprei che quale altra parola trovare, una sorta di movimento del suo diaframma con un rumore strano, degli armonici mai sentiti prima, e lui mi disse in inglese: questo luogo ha un'energia, una potenza incredibile, che lui riconosceva e, come dire, salutava e corrispondeva con questo forte movimento, quasi, come dire, involontario del suo corpo. Ecco, il segno che davvero mille anni fa sono stati capaci, e anche questo grazie al vescovo pluri sposato, il De Brando, di, come dire, di restituirci una possibilità nuova per riscoprire la dignità del nostro essere uomini e donne in questo cammino alla ricerca di un significato che San Miniato rende per tutti davvero un poco più percepibile, un poco più tangibile e un poco più condivisibile. Grazie di cuore, davvero. Grazie, Bernardo. Vogliamo sentire se qualcuno vuole portare una testimonianza, domandare qualcosa, chiedere qualcosa. Sentito prima si è avvicinata una donna, una signora, una ragazza e ti ha chiesto di questi, del prossimo inverno, se ci saranno le visite guidate, se puoi dirci qualcosa di questo, se puoi dirci qualcosa dei biscotti, dei gelati, a parte, no, non parte di scherzi, è una cosa bella. Mi sarebbe veramente disagreeable nei confronti dei signori qui davanti, stanno così, già la serata gli è andata male perché se c'era un'altra avevano più gente. Si aspettavano delle ballerine, certo, cioè, è chiaro, come quello no? Che viene, oltre a fargli il voto,
gli porta via anche la clientela, è veramente molto poco carino. No, che dirvi, come dire, anzitutto vi dico che vi aspetto tutti a San Miniato. Io grazie a Dio non vi vedo, vedo delle penombre tra che sono miope, tra che ho i fanali addosso, per cui io parlo liberamente perché, come dire, insomma, non vedendovi vado tranquillo, spero che siate solo dei simulacri, non siate delle persone reali che costrette a sentire sì, abbiamo messo delle sagome di cartone per fare un po' di numero. Cioè. Una sorta di installazione d'arte contemporanea che è così. E dirvi che appunto vi aspetto col dito puntato e a San Miniato al Monte, perché in effetti è un luogo da, da vedere, da contemplare, anche se certamente lo avrete già fatto. Io per questo, insomma, con i miei confratelli che quel giorno mi guardano con molto imbarazzo, il 26 dicembre da qualche anno abbiamo iniziato a fare l'open day, come si dice oggi. Ormai... oi oi, vabbè. L'open day, insomma, si spalanca l'uscio, diciamo, alle gente. E la cosa simpatica è che, devo dire, insomma, è molto bella. Il giorno dopo Natale la gente è stanca dei mega pranzi, dei panettoni, delle messe anche. E quindi io sono felice di portarli via dalla chiesa e gli faccio vedere il monastero, che poi tutti ci vengono a chiedere ma che ora c'è la messa. No, guardate, Santo Stefano, ve lo dico anche a voi, non è obbligatorio andare a messa, quindi venite a vedere San Miniato e non c'è nessuna messa d'obbligo, prima di tutto, tranquilli, quindi esatto. Tranquilli, venite, niente messa, venite invece a vedere San Miniato, il monastero solitamente chiuso perché voi capite, siamo una dozzina di fratelli, già chi si fa monaco tanto normale non è, e quindi abbiamo bisogno di una zona protetta, come il panda del WWF, come certe persone un po' squilibrate, quindi è chiaro che abbiamo bisogno di un pochino di raccoglimento, di silenzio, ma è bene anche per voi, insomma, saperci, diciamo, lassù, ecco, anche chiuse a chiave, eccetera, però un giorno all'anno si può fare un'eccezione. Allora, io mi diverto un sacco a fare... 4 visite, 10, 11 e 30, 15, 17, poi se c'è tanta gente addirittura la faccio anche in notturna, e ingresso libero. Un anno c'era la Saccardi incavolata nera perché avevo creato un mega ingorgo qui sui viali, perché tutta la gente veniva e il comune non lo sapeva, che mi importa a me davvero, come c'entra il comune, però si è creato veramente un ingorgone pazzesco perché volevano venire a vedere San Miniato. Io poi durante la visita mi travesto progressivamente a Babbo Natale, perché ci sono i bambini, mica gli posso stare a annoiare spiegando quello e quell'altro, quindi si fa un po' i grullerelli, cosa che stasera vedete una campionatura. E ci si diverte, perché io credo che sia veramente molto importante, ma anche il Papa, no? Ha scritto Evangelii Gaudium, cioè la gioia, i problemi ci sono e grossi, veramente, questo non significa essere, come dire, superficiali e insensibili ad Aleppo, alle mille sventure di questa nostra povera famiglia umana, però ecco, diciamo, che dirvi, che il dono misterioso della fede è, come diceva appunto la Pira, un forte sguardo prospettico verso il futuro, non ci arrendiamo al presente e siamo smossi alla ricerca di un futuro migliore del tempo che viviamo, e questo ha una sua, diciamo, come dire, agevolazione, una sua spinta, una sua qualificazione dalla gioia, cioè dal tentativo davvero di leggere la realtà anche con un taglio un po' ironico, un po', come dire, trasversale. Ecco, questo ve lo dico proprio veramente col cuore. E allora, ecco, queste visite, poi il 1° di gennaio la visita alla Basilica, il pomeriggio, e questo è un po' un tradimento perché inizio con il solito stile buffonesco, anzi mi affaccio dalla finestra per salutare i presenti con un megafono da una finestrella simulando uno pseudopapa e spiegazione sull'esterno un po' giocosa, poi quando tutti sono dentro lì, inevitabilmente tutti gli anni mi succede questo, che spiegare San Miniato al suo interno significa iniziare a parlare, perché questo è il senso della Basilica, di luce, di tenebre, di vita, di morte, di forza, di debolezza, e lì inizia a diventare terribilmente serio, ma un serio
che almeno a me fa bene, perché di nuovo riscoprire quanti inesauribili significati ha questo luogo, dallo zodiaco alla cripta, che è veramente un'esperienza di morte nel suo essere sotterranea, l'ascesa verso la Gerusalemme celeste, la grande conca absidale dove abbiamo un Cristo gravido. Vi rendete conto? Il Cristo di San Miniato è gravido, è transgender, come si direbbe oggi. Valla a spiegare giù. Eppure, no, scusate, non voglio sembrarvi polemico, però veramente è incredibile la libertà antropologica. Questa cosa è pazzesca. È pazzesca, mi sta sentendo nessuno. È così, veramente. Perché è gravido? Perché è un Cristo oltre il maschile, oltre il femminile, oltre queste distinzioni, e in un certo senso porta in grembo, esatto, tutta la realtà in una sua dimensione, appunto, di, come dire, di fecondità piena di speranza. Il discorso che vi facevo prima, anche la donna gravida soffre, perché è dolore, no, generare, lo sapete alcuni di voi, però un conto è soffrire per la morte, un conto è soffrire per dare la vita. Ecco, quel mosaico lì, con questo vente gravido, devo dire anche io, insomma, scusate, mi avvicino drammaticamente. E questo vente gravido ci dice proprio che il soffrire può avere questa qualità feconda, che è appunto la grande speranza pasquale. Ecco. Come sto andando, Raffaele? No, per carità, scusa. Io veramente, cioè, scusa, accadrà sicuramente. Infatti c'era... I miei stanno a Prato, appunto, sono tornati da quel cenice, ma veniamo a sentirti. No, guarda, meglio di no. La mia mamma, per immagini, quella donna andava via nascosta, vergognandosi. I tuoi abitano a Prato, i tuoi? A Prato, sì. Se vorrei scolare poi un super alcolico, alcuni gin tonic, esatto, per dimenticare l'orrenda figuraccia. No, ma no, ma che nessuno me la ricordi. Se poi ci si vede di giorno, ma lei era al piazzale, io al piazzale, quando va? Io ero chiuso dentro le mura di San Milano, assolutamente. Appunto. È un'occasione bella quella di poter domandare qualcosa a padre Bernardo qui presente. Per cui, se volete farlo, fatelo con piena libertà e serenità. Sì, ecco, questo sicuramente. Spero, credo di non avervi messo in soggezione. Un trebischerato ho detto stasera, altrimenti... Ah, gli orari delle visite. Allora, una domanda teologicamente pesante, pregnante questa. No, fa bene. Vuoi perché... ripetere gli orari, ho capito. E attento. E praticamente, guardi, 26 dicembre, ore 10, ore 11:30, ore 15 e ore 17. Poi sul nostro sito www.samminiatoalmonte.it trova tutto. Il Signore si è portato avanti, diciamo, c'è il 26 dicembre, ma c'è un pochettino di tempo. Venga, spero che mi saluti in quel momento là, quando ci vedremo alla fine. Grazie, grazie di cuore. Le ricorderò questa sera. Prego, se c'è qualcuno che vuole domandare qualcosa. Prego. Sta bene, 95 anni, è tornato dal Forte dei Marmi l'altro giorno, invitato da degli amici, non vi rendete conto? Don Nicola, c'è un signore che si è voluto informare di un fratello che, come dire, ha i suoi anni. Ha i suoi anni, ma ben portato. Bene, bene. No, abbiamo due anziani meravigliosi, l'ex abate Agostino, che naturalmente crede che io sia a fare una conferenza molto seria. L'ho tranquillizzato, ho detto, magari provate, c'era anche Francesco Gurrieri, quindi insomma una cosa molto... così, insomma, invece. Una cosa di grandissimo... No, lo era fino a stasera, insomma, diciamo. Una domanda. Ma perché lei si è fatto frate? Fantastico. Questa è la domanda di un caro amico che ho scoperto stasera. Certo. Tale e in più di cognome Tranquillo. Però una domanda inquietante questa. Mimmo, vero? No. Jimmy. Dunque, un monaco si fa monaco in risposta a qualcuno trattino qualcosa, ecco, questo ci terrei a dirlo, nel senso che non mi piace molto la parola vocazione, che sembra, come dire, una sorta di timbro, di una marca che arriva a qualcuno, sì, altro no. Mi piace pensare che in realtà tutte le cose, se esistono, per il fatto che esistono, sono risposta
alla parola creatrice amorosa di Dio. Non è un'idea mia, è un'idea della scrittura, cioè la realtà nel testo di Genesi e di qualche altro passaggio biblico è interpretata davvero come un coro che di fatto come parola chiave esprime questo gioioso eccomi. Quindi tutta la realtà ha una risposta in generale, e la struttura, per usare un parolone, responsoriale della stessa creazione. Questo è vero per quella palma, è vero per l'uccello del cielo, è vero per il neonato nato stanotte, ma è vero anche per alcuni importanti tornanti della nostra vita, quando, in altre parole, certi incontri, certe esperienze, certi fatti, li percepiamo non immediatamente ed esclusivamente generati dalla nostra volontà o frutto del caso, ma come dire segno, mistero di qualcosa di più profondo e intangibile. Ecco, un monaco dovrebbe essere monaco perché a un certo punto della propria esistenza ha percepito una sorta di orientamento ad assumere nella propria vita come dire, un carattere di un certo tipo piuttosto che un altro. Nel mio caso è successo la notte di Natale del 1992, fui invitato dall'amico carissimo Tommaso Fattori, uno dei due rappresentanti di Sinistra e Libertà nella regione toscana, quindi potete immaginare quanto vicino alle cose di chiesa, ma mi invitò a sentire il canto gregoriano nella chiesa delle Benedettine di Rosano. Io ci andai, ma ci andammo entrambi da atei. Però io che vi devo dire, quel canto notturno la notte di Natale in cui tornavo a riassaporare il gusto del Natale, anche questa storia quasi fiabesca di un Dio che si fa uomo, mi toccò profondamente il cuore, perché percepii, come dire, l'impossibilità di restare estranei e indifferenti alla ipotesi che Dio ci venisse a cercare appunto attraverso la debolezza per eccellenza, quella di un neonato, quella di un infante, il quale ha bisogno radicalmente di tutto. Questo mettersi Dio nelle nostre mani, rischiando di non essere accolto. E sentì tutto questo in questa celebrazione lunga, bellissima, melodica, in cui queste donne si affaccendavano attraverso i gesti della liturgia a creare una sorta di culla melodica nella quale il Signore potesse essere adagiato e accolto. E sentii quella notte che non potevo sottrarmi io a questa esperienza di possibile accoglienza di Dio nella fragilità di un infante, e quindi monaca non mi potevo fare, e cercare il monastero benedettino più vicino, che era appunto San Miniato, e da lì, dopo anni che non andavo a messa, insomma era tutto un reimparare il tutto, ho cominciato questa avventura che San Benedetto nella sua regola chiama mirabilmente, pensate che espressione direi quasi modernissima, il querere Deum, il cercare Dio, che è la unica vera occupazione del monaco, i quali, sia ben chiaro, sono delle creature perfettamente inutili. I monaci non servono veramente a niente, lo dico un po' scherzosamente, un po' ironicamente, un po' paradossalmente, ma lo dico sul serio, noi non siamo frati, i frati devono andare a predicare come San Francesco voleva, negli angoli delle strade, devono portare la buona notizia, i monaci se ne stanno lassù, chiusi, a San Miniato, consapevoli della loro follia, e forse sono chiamati a essere monaci proprio per rappresentare questo paradosso, questa grazia dell'inutilità, della gratuità. Ma in fondo, se crediamo a un Dio che per folle amore si fa carne e carne d'infante, perché escludere l'ipotesi che chiami delle persone nella loro vita a diventare perfettamente inutili? A me piace questo paradosso, e in questo paradosso, devo dire, ha trovato dimora la mia bizzarra follia. Va bene, Jimmy? Però una domanda più prosaica posso fartela. A che ora? No. Esatto. Com'è immersa in questa vorticosa modernità uno stile di vita che ci immaginiamo appartenente ad una premodernità?
com'è fare il monaco ai tempi, anche per te che sei un frequentatore meraviglioso, perché ci avvicini dei social network e altre cose del genere, com'è fare una cosa che ci sembra così antica in un momento così folle davvero? Ma devo dirvi che è vero, il monastero è un luogo di custodia della memoria, quindi è anche un luogo dove la parola tradizione ha una fortissima intensità, nel suo senso più bello, a tradizio, cioè accogliere dalle mani di coloro che ti precedono quello che a tua volta dovrai mettere nelle mani di altri che speriamo verranno. Quindi c'è questo fortissimo senso della custodia, anche di un radicamento in un luogo che per fede pensiamo il Signore ha scelto per noi. Si potrebbe definire un monaco secondo una dizione medievale della tradizione cistercense, amator Dei, fratrum et loci. Il monaco è colui che ama Dio, i fratelli e il luogo. Però direi che proprio questo singolare avvitamento nel mistero del tempo e della sua successione, che è un'esperienza oggi messa così duramente alla prova dalla, per un verso, disperazione, quindi l'incapacità di attendere un futuro, per un altro dalla poca attenzione alla memoria, quindi il nostro è un tempo molto sfilacciato, viceversa nel monastero questa forte tensione di radicamento al tempo in realtà ci rende creature assai libere nel cogliere alcune fondamentali novità che significano la possibilità di un uso che collabori a questa progressione verso la Gerusalemme celeste. Io infatti devo dirvi che la prima tipografia in Italia, potrà sorprendere, ma era nel monastero di Subiaco, che è un posto immerso nel Lazio più remoto. Tante altre invenzioni, ricerche scientifiche e tecniche sono state fatte nei monasteri, perché è veramente il contrassegno di questo quare redeum, poi alla fine il guardare alla realtà con questo senso di sinfonica collaborazione per cercare, come dire, di scovare il mistero tanto nella pagina sacra quanto nella fogliolina verde che magari il monaco analizza, esamina, c'erano dei capolavori di trattati di silvicoltura a Camaldoli e a Vallombrosa, o tutta la tradizione medicinale che viene elaborata nei monasteri, quanto appunto la ricerca nell'altra grande enciclopedia del mistero che è il nostro cuore, eccetera, eccetera, eccetera. I social network, come dire, sono luoghi dove abita oggi una fetta consistente della vita dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, cioè dell'umanità. Come si fa a non usarli? Come si fa a pensare la Chiesa, chiamata ad essere riverbero dell'incarnazione di Dio nella storia, dispensata dall'attraversare quei luoghi dove l'umanità vive? È impossibile pensare questo. E quindi ci si sta. Naturalmente tutte le cose comportano un loro rischio, una loro usura, una nostra modificazione anche antropologica. È chiaro che vivere oggi con i social network significa essere un po' contagiati da questa mania della simultaneità che in qualche modo oggi i sociologi disegnano come uno dei tratti con cui per esempio i nostri giovani vivono il tempo della simultaneità, mi piace, perennemente connessi, con un senso poco attento alla memoria e molto all'immediatezza. Cerchiamo di esserne consapevoli e nello stesso tempo, non restandone schiacciati, cerchiamo di orientare tutto, come dice anche la regola di San Benedetto, ut glorificetur Deus, che è un versetto molto bello della nostra regola, che San Benedetto scrive, ve lo traduco per intero, affinché in tutto si glorifichi il Signore, che è una frase di grande pregnanza teologica, no? Per dire che in tutte le cose un monaco è chiamato a riorientare, a celebrare la signoria di Dio. Sapete, Benedetto, quando scrive questo versetto, uno penserà chissà quale capitolo sulla vita spirituale. No, parlando del prezzo che i monaci devono dare agli oggetti che vendono nel negozio. Ma vi rendete conto? E ci dice così. Ci sia un negozietto dove i monaci possano vendere i prodotti del loro lavoro per campare. Però attenzione, non siano troppo esosi nei loro prezzi,
abbiano attenzione a farli un pochino più bassi rispetto agli altri pezzi, cioè non esagerare anche nella deflazione, perché sennò è concorrenza sleale, però un pochino sì, ut in omnibus glorificetur Deus, anche nel modo in cui un monaco prezza i suoi prodotti, deve glorificare il Signore. Ecco, qui meno male siamo lontani da San Miniato, perché devo dire, io non mi occupo, ecco, dell'apprezzatura dei nostri prodotti, però alle volte devo dire che, cioè, dico, ma Stefano, ma sei sicuro? No, ma sai, sono fatto a male. Vai, c'è un gelato fantastico. Noi facciamo di lavoro, appunto, oltre alle pulizie di tutto il complesso, basilica compresa, noi facciamo appunto da qualche anno la pasticceria. Perché abbiamo avuto la fortuna, non si sa perché, di avere un po' di giovani, sono entrati in monastero e naturalmente c'era da dargli da mangiare e anche da dargli lavoro. E un mio fratello libanese, bravissimo, ha delle mani enormi, ha iniziato a scoprirsi pasticcere per caso e ha iniziato a fare crostate, biscotti, eccetera, che venivano molto apprezzati. E allora così abbiamo iniziato a riservare al nostro negozietto, che prima vendeva un po' i classici prodotti di monastero, ma di altri monasteri, anche le cianfrusaglie, souvenir vari, di qualificarlo come un negozietto autenticamente monastico e possibilmente pieno di cose veramente nostre. Quindi abbiamo iniziato a fare cantuccini, biscotti, eccetera, eccetera, torte, torte alla cioccolata, sacre torte, eccetera. Poi c'era il problema dell'estate, erano tutte torte un po' forti, un po' impegnative. Io sono amico di un artista, si chiama Marco Bagnoli, forse qualcuno di voi l'ha sentito dire, un artista molto noto, insomma, molto, abbastanza noto, arte contemporanea, eccetera, e il quale in realtà è anche uno dei fratelli della San Montana. E allora cosa succede? Arriva Natale e mi arriva uno cartone con 10 panettoni, tre Marie. Marco Bagnoli, Marco Bagnoli, che cavolo c'entra le Tre Marie con la San Montana? Ma sai, d'estate facciamo i gelati, d'inverno che si fa? Mica si vede gelato. Abbiamo preso le Tre Marie, così lavoriamo tutto l'anno. E mi si accese la lampadina. Ecco, Bagnoli vende panettoni d'inverno. Noi venderemo gelati d'estate. Ha funzionato! E abbiamo avuto anche una fortuna sfacciatissima, perché il primo giorno abbiamo iniziato a fare gelato, aver noleggiato una mantecatrice vintage anni 50, arrivata da Bologna, veramente un oggetto bellissimo, dal quale mi sono separato un profondo dolore, perché era una sorta di struzzo che emetteva questo gelato buonissimo, però procedura un po' lenta, eccetera, poco produttiva. Però il primo anno siamo andati con questa mantecatrice. Abbiamo avuto la fortuna sfacciata che c'erano a Firenze alle 3 del pomeriggio a San Miniato gli attori protagonisti di The Millionaire. Forse ve lo ricordate quel film, erano venuti per un galà di Ferragamo, eccetera. Per l'appunto lì in negozio c'era Ivana Zuliani del Corriere Fiorentino, che aveva saputo il gelato, voleva farci un pezzo sopra, ha trovato questi artisti, attori, eccetera, gli abbiamo appiccicato addosso più coppette di gelato possibile. Questi li ho un po' abbindolati, facendogli credere così, insomma, ecco, assaggiate, facciamo una foto ricordo, eccetera. Il giorno dopo erano tutti sulla prima pagina del Corriere Fiorentino con questo titolo fin troppo scontato, gelati da Oscar, e da lì è iniziata la nostra fortuna commerciale, ut in omnibus glorificetur Dei. Ma veramente è andata così, non serve, non è uno... Non sto facendo dei siparietti per cercare di uscire da questo locale a testa alta. È veramente è andata la verità così. Storica. Davvero. Ma The Millionaire, quello ambientato in India? Quello con i tanti Oscar e tutti. Io poi qualcuno riconosceva, qualcuno no, perché io al cinema ormai non ci vado più, però me li segnalavo, guarda, sono loro. A quel punto sono stati molto carini loro a farsi pseudo volontariamente, come dire, testimoni al sede dei nostri gelati, vedete? Però... Così. E poi nel frattempo appunto abbiamo preso macchine più raffinate per fare un buon prodotto artigianale, e adesso abbiamo fatto adesso fresco fresco il melone. Io vorrei avere un dito magico che, anziché puntare inutilmente una San Miniato che non si vede, potesse, visto che loro il gelato non lo vendono, trasferire qui decine e decine di chilogrammi di gelato, ma non mi riesce. Bernardo, un'ultima domanda, veramente gli ultimi tre minuti, però anche nella speranza dell'avere in questo momento per tutti
questo momento così veramente complesso, difficile, doloroso per tanti versi, un Papa come Papa Francesco, con cui penso ci sia una grande sintonia nel cercare, come dire, di stare il più possibile insieme nel mistero, nella ricerca del divino, ma nel quotidiano, nei casini, nei problemi, eccetera, eccetera. Sì, certamente uno dei grandi meriti, forse il grande merito di Papa Francesco è indubbiamente l'aver inventato, perché questa è una vera invenzione, un profilo di Papa assolutamente inedito. Questo è, al di là di importantissimi contenuti teologici, ecclesiali, ma quelle magari sono cose che, come dire, al grande pubblico arrivano e arriveranno inevitabilmente con più tempo. Ma quello che immediatamente colpisce tutti è indubbiamente questo suo sporcarsi le mani, per dire in altri termini quello che stai dicendo tu molto bene, ed è quello che ha fatto la nostra esperienza di Dio, cioè il nostro Dio è un Dio che si sporca le mani, un Dio lavoratore. Nel Vangelo di Giovanni più volte, ecco, torna quest'idea del Dio che ergezzetai, che lavora, che fatica, ed è una novità fondamentale. Tutti forse vi ricorderete, immaginerete che gli dei greci se ne stanno praticamente come voi stasera a un tavolino di caffè dalla mattina alla sera, Venere, Giunone, eccetera, eccetera. Scusate, ma fanno quello che voi fate soltanto per un'ora stasera, ecco, loro lo fanno sempre. Il Dio di Gesù Cristo non ha paura di lasciarsi raccontare invece come un Dio fabbricatore proprio, ve l'ho detto, no? Evocando la Genesi, uno che separa le cose, mette le mani nella materia, e questo aspetto è così vero che poi addirittura appunto diventa lui stesso carne, che era una cosa per noi, vabbè, magari credenti e non credenti, Dio uomo sembra una cosa ovvia e scontata, ma ancora oggi con la nostra visione sacrale di Dio, no? Qualcosa di intangibile, eccetera, è sconvolgente questa percezione di un Dio che ha la nostra stessa carne, cioè la struttura, se si vuole, più fragile, più alle volte anche sconcertante e indomita che noi abbiamo. Ecco, questo è il Dio di Gesù Cristo. E quindi questo Papa ce lo racconta prendendo la focus, non esitando a lavare i piedi all'ultimo arrivato, eccetera, eccetera. E credo che sia, diciamo, una bellissima riproposizione del Vangelo di Gesù Cristo. Ecco. Bernardo, io... Aspetta. Un libro il Papa? Ah, sì, 10 secoli, sì, glielo dico io perché l'ho letto, anche perché anch'io ero molto agitato per questa serata, quindi ho detto vediamo un po' di che si deve parlare, ti rubo il mestiere un attimo. E le ha letto in occasione del libro, a partire da 7 secoli di storia, San Miniato, è un insieme di saggi, è pubblicato da Polistampa. Nel 2007, quando in riferimento alla data del nostro mosaico 1207 si è festeggiata appunto questi, quanti sono? Scusate, ho fatto lettere e cartoline, 8 secoli, grazie, dalla fine della costruzione di San Miniato. Allora è uscito un libro molto bello che... ecco, molto godibile, con molte belle immagini, che adesso è, dopo il vecchio libro storico della Cassa di Risparmio, il libro su San Miniato più completo. Noi speriamo per il millenario, io vi do appuntamento al 27 aprile 2018, quando sto organizzando un mega rave party, quello delle cascine di domani è una baggianata a confronto, con cui festeggeremo appunto questi 1000 anni di San Miniato, una serata danzante interminabile, e allora pubblicheremo anche noi qualcosa di ancora più bello. Posso fare un colpo di teatro finale? Assolutamente sì. No, vorrei concludere, no, scusate, veramente, io sono imbarazzatissimo, vi prego di, finito il tutto, spente le luci, io vado di là, voi di là, cioè, fine, non ci conosciamo, mai visti prima. Ha capito, il libro era quello. Lo trova nel nostro negozio, scusa. No. Non sapevo se diglielo a me. È la verità. No, perché nessun altro lo tiene, noi sì.
Però lei mi cerchi e le faccio uno sconto dello 0,00001%. No, sette secoli di San Milano. Ut in omnibus glorificetur. No, glielo regalo più che volentieri. Io invece, col permesso di Raffaele, senza abusare la vostra pazienza, vi voglio leggere ancora una volta una poesia di Vario Luzzi per concludere davvero con parole che riportino la media di questa serata stramba alla quale vi siete sottoposti un po' più in alto. Una poesia che Mario Luzzi scrisse nel 97 per salutare la riconferma dell'abate Agostino ad abate di San Miniato, perché gli abati quando arrivano a 75 anni come il latte dopo due giorni scadono, e, però se la comunità li rielegge possono restare a vita. E così è successo a questo sant'abate che a 93 anni ha sposato centinaia di fiorentini. Ah, una cosa vi devo dire, guardate che i monaci ogni tanto si arrabbiano, non pensate che io sia sempre così allegro. L'altro giorno mi sono arrabbiato con una che mi ha trattato male perché pretendeva di sposare la figlia e mi ha detto: guardi padre, che io la posso pagare molto. E discorsi di questo tipo. Noi invece devo dirvi che abbiamo talmente tante richieste di matrimoni. Io i primi 2-3 anni che ero priore ne facevo 60 all'anno, troppi, veramente un numero esagerato. Poi il parroco si arrabbia, poi a qualcuno dobbiamo dire di no, quelli che dicono no, ma lo fate solo a Marco Carrai o la nipote della regina d'Olanda, perché in effetti si sono sposate, è vero, ma perché la moglie di Carrai c'ha il babbo sepolto e gli ho fatto il funerale, la nipote della regina d'Olanda ci veniva a sentire che rovina, assembliamo, ma lo facciamo solo ai ricchi per lucrare. Allora basta matrimoni, anche se sono belli, ma abbiamo la chiesetta di Montoliveto dove li facciamo a coloro che al di là della chiesa cercano degli strani monaci con cui sposarsi. Però questa donna me l'ha chiesto talmente male che, ecco, voglio confessarmi pubblicamente. Voi direte, ma padre Bernardo è sempre allegro, gioioso. Invece ero, posso dirlo, incazzato nero. Succede, ma perché sono cose che feriscono anche, sì, no? Sì, no, ero arrabbiato. Cioè, per dirvi che mi arrabbio anch'io, non pensate che sia ora tutto simpatico. Invece alle volte proprio... E quell'altro giorno ero proprio nervoso, proprio stavo guardando il terremoto, questa qui mi fa una polemica, ma i veri problemi sono altri, mica se non ti do la chiesa per... Scusate, non c'entra nulla. No, però grazie per averci raccontato queste cose. No, perché non voglio pensare che sia... che pensiate io sia speciale, ecco, sono... Ma sai, questo un po'... Come noi tutti, capito? Un po' lo pensiamo, per no, la verità, no, se no, posso no, permettermi. No, no, no. Allora, questa poesia è, ecco, il dono che voglio farvi davvero con tutto il mio cuore. Si intitola Siamo qui per questo e ci dobbiamo veramente immaginare di essere tutti insieme in questo momento davanti a San Miniato. Ricordate, levò alto i pensieri, stellò forte la notte, inastò le sue bandiere di pace e d'amicizia, la città dagli ardenti desideri che fu Firenze allora. Essere stata nel sogno di Lapira la città posta sul monte, forse ancora la illumina, l'accende del fuoco dei suoi antichi santi e l'affligge, la rode nella sua dura carità il presente di infamia, di sangue, di indifferenza. Non può essersi spento o languire troppo a lungo sotto le ceneri l'incendio. Siamo qui per ravvivarne col nostro alito le braci, che duri e si propaghi contro fuoco alla vampa devastatrice del mondo. Siamo qui per questo. Stringiamoci la mano sugli spalti di pace nel segno di San Miniato. Grazie davvero. Grazie Bernardo, grazie infinitamente. Grazie anche... Per l'appuntamento di domenica, che è molto bello, l'antologia di Spur River, Edgar Lee Master di 100 anni, un cast di attori, di musicisti straordinario, il cimitero delle Porte Sante, i biglietti sono esauritissimi, non esauriti, esauritissimi. E è una bella contestazione, i posti sono limitati, mica è lo stadio Artemio Franchi, vedrà, una bella contestazione, che poi i fiorentini sono forti. Vi dico questo perché sono un anarchico, l'avete capito. Io posso dirvi così, lo dico ai miei amici, ora zitti, non, fermo lì, non registra, mandate non. Voi venite a San Miniato alla messa alle 5 e mezzo, poi ci volete stare, non ci volete stare, spengi il microfono.
Non vi impongo la messa, però venite le 5 mesi dopo. Io vi faccio passare. Questo non lo dite a nessuno! A nessuno! Però non lo dite, eh! Anche perché potete ascoltare l'appuntamento sulle frequenze di Controradio e potete venire qui a Flower dove c'è un punto di ascolto, quindi chi non riuscirà a vederlo potrà quantomeno ascoltarlo, oppure le vie sono infinite. Ci siamo capiti. Io vi pregherei alla fine di questa serata di salutare e ringraziare per il dono che ci ha fatto Padre Bernardo con un grande, grande e affettuoso applauso. Grazie a tutti voi, buona serata.